quel colore non mi si addice. Quante volte, guardandoci allo specchio, ci siamo accorte che il colore della nostra camicetta o del nostro abito ci faceva sembrare stanche o giù di tono? E quante volte abbiamo notato come un rossetto stesse benissimo alla nostra amica, mentre su di noi l'effetto era completamente diverso? Forse non tutte sanno che i colori che indossiamo sono in grado di valorizzarci o, al contrario, di farci apparire meno belle. Da qualche tempo si sente parlare sempre più spesso di armocromia, una disciplina in grado di dirci quali sono i nostri colori amici, a seconda della stagione di appartenenza. A questo tema è stata dedicata la serata benefica organizzata da Inner Wheel di Piacenza allo spazio Rosso Tiziano. La domanda è più sul nero, assolutamente nero, perché a me non sta bene il nero, oppure ovviamente quali sono i colori che più mi valorizzano, oppure io non mi sento bene con questo colore, come mai? Molto spesso poi la nostra natura ti dice già tante cose, per cui l'armocromia ti dice, guarda, che ti stanno meglio dei colori che, anche se sei comunque magari struccata al mattino, stai comunque bene, sei luminoso, sei più disteso. Colori penalizzanti sono quelli che invece accentuano la stanchezza, le discromie, quindi i difetti, anche se non li chiamiamo così, cioè ogni persona è, insomma, è unica alla fine. L'armocromia è l'armonia dei colori, per cui quando noi vediamo qualcosa che ha un'armonia ci chiediamo come mai, perché in realtà è perché sono gli abbinamenti corretti ed è un'esperienza estetica e la persona viene valorizzata a seconda della stagione a cui appartiene. È anche un discorso proprio di sostenibile, no? di scelte più sostenibili, più mirate, anche di riuso. I colori sono una cosa che ci interessano sempre molto. Io tra l'altro sono architetto, quindi i colori li ho sempre usati nel mio lavoro. Quando ho parlato con Roberta, che ha fatto questo corso di armocromia, avevo seguito anche un suo corso più legato alle vetrine, al come esporre, ecco, come catturare l'attenzione con i colori. Mi è piaciuta molto l'idea di trasferirlo un po' su di noi, anche per fare una serata, non dico leggera, ma insomma un po' distensiva.